Gli spettacoli chiusura col botto ieri sera a Reggio per il tour di Mika. Carla Monaco. I miei genitori, Mary Jo e Michael Hope. Un Big Bang personale con la luce che arriva dal buio. Inizia così con le foto di mamma e papà sullo sfondo, il grande show di Mika. Un modo di presentarsi, di raccontare un percorso, ma soprattutto un'occasione per parlare dell'amore che per lui governa l'universo. Poi arrivano le luci e i colori e, una dopo l'altra, le canzoni più belle del cantautore libanese. Ci sono i brani dell'ultimo album, ma anche i vecchi successi e soprattutto c'è lui con la sua straordinaria presenza scenica e un'energia praticamente inesauribile. Canta e balla senza fermarsi mai, travolgendo il pubblico del Palacalafiore. Non è un concerto normale, lo ripete più volte, è l'ultima tappa di un lungo viaggio in Italia. Un paese che è un corridoio lungo e stretto, dice, pieno di cose bellissime, di arte e di cultura. Così, per far sentire a tutti il suo entusiasmo, scende tra il pubblico, ma è solo una delle mille sorprese di un concerto magico, forse il più bello visto in riva allo stretto negli ultimi 10 anni. L'ultima arriva con il finale e lascia senza fiato il pubblico.